guardo ovunque tocco in giro, c'è del filo spinato. Sì, l'hanno lasciato ovunque insieme ai brandelli della loro carne e anche insieme a un po' di considerazioni che andremo a raccogliere pian piano e a vedere, a visualizzare insieme a voi per andare a fare qualche critica rispetto a ciò che abbiamo visto nell'ultimo episodio di AEW Dynamite andato in onda ieri. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, questo è Elite Friday, episodio numero 154. Siamo live per parlare di Dynamite. Siamo live. Uso il plurale anche se in questo momento sono da solo, perché tra pochi istanti arriverà anche il buon Michele, il quale ovviamente sarà dalla nostra parte per raccontarci un po' di cose carucce interessanti. Quello che succederà oggi, quindi, è l'analisi di ciò che abbiamo visto sostanzialmente nella seconda giornata, sostanzialmente, di quello che è stato il buon Fighter Fest, un Fighter Fest che ci ha regalato la prima settimana abbastanza interessante per quanto riguarda Dynamite, la seconda settimana invece, però la prima settimana un Rampage non troppo interessante, la seconda settimana diciamo che non è partita proprio benissimo con Dynamite, nel senso che se ci sono state delle cose molto belle, è vero, però un paio di cringiatine, devo ammettere, io le ho viste e quindi non vedo l'ora di parlarne con voi, non vedo l'ora di stare qua in diretta per questo tempo che abbiamo insieme e andare a chiacchierare un pochino di quello che è stato Dynamite. Se tergiverso un pochino l'inizio della trasmissione, perché vorrei parlare da subito, fare le considerazioni da subito insieme a Michele, sto aspettando che vada a cambiare rete. Perché? Perché purtroppo i problemi tecnici ci stanno ancora rincorrendo. La settimana scorsa è stata disastrosa per una serie di motivi. Questa settimana non abbiamo Fabrizio che non sta tanto bene. Lo salutiamo, gli mandiamo un abbraccio virtuale, ma neanche tanto virtuale. Insomma, lo abbracciamo perché gli vogliamo bene. E quindi ora stiamo cercando di combattere gli ultimi problemi tecnici dovuti essenzialmente, da quello che abbiamo capito noi, insomma, al riscaldamento potentissimo dei computer che stanno soffrendo anche loro in questa estate davvero torrida. Io, tergiversando, comincio a salutare qualcuno che è in live, per esempio è Shakabel, che ci viene sempre a trovare. Ciao Shaka, benvenuto. È arrivato anche Stevesy74. C'è anche il fibrissimo del baseball, carissimo. Ecco anche Enrico Judas. Grazie mille per essere passato ancora. È tornato ad abbonarsi per 18 mesi consecutivi al nostro canale Twitch, il buon Edoardo. Grazie mille, Edo. Peraltro, Edo è abbonato anche al nostro canale YouTube, a cui vi voglio invitare ad abbonarvi. Semplicemente, se guardate on demand questo contenuto, avete il tasto abbonati, lo cliccate, vengono fuori delle opzioni per poterci sostenere economicamente e per poter rendere questo progetto ancora più interessante, per poterci dare ancora più spazio. C'è anche Draco, ciao carissimo. Siamo qua per blastare non soltanto gli squali che, come vedete, li abbiamo messi anche qua intorno, ma siamo qui anche per blastare altre cose, non vi preoccupate. C'è anche Giulio, carissimo, ciao. Il nostro amico Andrea, ciao. Mago Merlino. E il BT Enardo è una vecchia cosa bellissima che avevamo e che magari un giorno tornerà. E ovviamente adesso arriva anche Miki, che lo vedo già qua sotto, penso che sia ovviamente pronto a entrare, quindi fra 2 secondi lo faccio entrare. Intanto salutiamo anche l'assente Fabrizio. Ciao Fabri, ti abbiamo già abbracciato quando non eri ancora qui probabilmente, ma sappi che l'abbraccio te l'abbiamo mandato davvero col cuore. Anche Steve si è abbonato per 8 mesi consecutivi, grazie mille. E dato che è arrivato anche Jesse, The Body, Ace, scusami, Ace, Jesse, The Body, Giampiero, Ventura, Venturelli, Acerelli, direi che possiamo proprio cominciare introducendo quindi un membro della House of Black, perché tutto intorno a lui è scuro. Ciao Miki, benvenuto. Ciao, grazie mille. Mi arriva in ritardissimo, E ma lui allora non so ancora qual è non il lo sa perché problema. gli arriverà in ritardo, ovviamente la mia risposta. E sì, abbiamo qualche problema di troppo in questo periodo con Elite Friday. Proviamo a iniziare la puntata così, vi chiediamo un pochino di pazienza perché ovviamente anche noi cerchiamo di dare il massimo sempre di poter fare questo programma nel migliore dei modi possibili, però anche per noi è davvero complicato poter dire ai nostri computer non vi riscaldate perché è difficile. Come si fa? Qua dove abitiamo noi, io e Michi abitiamo nello stesso paese, ci sono tipo 470 gradi percepiti, 983,
e quindi è veramente difficile, veramente difficile. Però Michi, proveremo a fare questa puntata insieme. Michi, lo sapete, cuore pulsante del progetto di W Italian Podcast, non solo perché lui uno di quei tre insieme a me e Fabrizio che ha creato il tutto, ma anche perché ovviamente lui è colui che fa tutti quei video belli. Avete presente dove io parlo, dico le mie stronzate e sembrano tutti belli, coi pop dietro, tutto è... Ecco, è lui che li fa, è lui che monta tutto, che sistema, mette le foto, fa un sacco di robe di grafica, quindi bravo Michi, insomma, il tuo lavoro è sempre preziosissimo. Ma preziosissimo anche, non possiamo dimenticare, l'apporto che viene dato dal wrestling, per esempio, Brody King... che batte, ma io vorrei dire strapazza, Darby Allin. Che cazzo abbiamo visto? Cioè, praticamente Darby Allin sembrava un tappeto e Brody King quello che doveva tirare giù la polvere dal tappeto e lo batteva, e lo batteva, e lo batteva. Ogni tanto il tappeto provava a dire no, ma non battermi, ma Darby Allin è stato massacrato da Brody King nel vero senso della parola ed è stato veramente bello perché non c'è stato il classico comeback di merda dell'underdog che le prende, ma poi alla fine vince. Ed è stato tutto così coerente che mi è piaciuto un sacco. A parte che mi piace vedere la gente strapazzata così da una parte all'altra dell'arena e del ring. Però mi è piaciuto molto. Michi, qual è la tua opinione su questo match? È diverso da come me l'aspettavo. Cioè, che mi aspettavo la storia di Darby Allin che poteva un sacco di botte, però in realtà l'ha presa per veramente tanto tempo. E quindi a un certo punto ho detto, sai che forse fa il comeback finale e come al solito vince. Invece per fortuna è andata così e sono solo contento per la vittoria di Brody King. Il match sì, a parte la durata che secondo me è stata un po' eccessiva, però beh, ci sta alla fine. Qualcosina no, ho raccontato e poi Dopo andiamo. Infatti non eravamo gli unici a temere la vittoria di Allin, perché comunque questo è un tipo di diciamo match che di solito va a premiare chi le sta prendendo. Invece fortunatamente le cose sono andate molto bene. È arrivato anche Leo a salutarci, è arrivato anche Cliff, ciao Cliff carissimo. La sigla non c'è più da un po' di tempo, non la mettiamo più su YouTube, dato che questo contenuto va direttamente su YouTube, è il caso ovviamente di toglierla. Le sigle le abbiamo tolte e cassate tutte, c'è un drop incredibile di visualizzazioni quando c'è una sigla, allora le nostre video non le mettiamo più. Cioè, piuttosto che perdere perché a me non piace, no? Che le persone non sono in grado di aspettare. Vero, verissimo, okay. Però insomma, la verità è che ci sono dei drop che noi non vogliamo e quindi ecco così. Ho aspettato il comeback per tutto il match, invece sono rimasto piacevolmente sorpreso. Vedo che comunque abbiamo fatto scuola ormai. Ormai tutti quanti vogliono vedere Darby Allin che quando le prende... Ma perché, attenzione, a me non dispiace ultimamente Darby Allin. Si è ripreso molto bene, soprattutto dalla faida che ha avuto con CM Punk in poi. Credo che abbia lavorato piuttosto bene. Ma la cosa che temo sempre è che lui faccia i tipi di match come questo, però poi vada a vincere, perché lo limitano un sacco. Io non voglio che sia limitato Darby Allin. Prendendole così tanto, sicuramente avrà modo di avere una rivincita, di prendersi i suoi spazi, le sue vittorie. Alla fine è un face. Sono abbastanza certo che a consuntivo, alla fine di tutto, vincerà Darby Allin la faida, ma chi se ne frega. In questo caso va contro un Brody King che lo vuole distruggere e lo distrugge. E questa sconfitta dovrà far fare il click a Darby Allin per diventare più forte. Non che dentro questa prima battaglia già si vede che lui poi a un certo punto capisce e vince. Per cui ho apprezzato tanto, tanto, tanto. E possiamo... Il prossimo match di Brody King sarà contro con Mia. Guarda, di Miro ne parliamo subito, perché in fondo di questo match c'è poco da dire. Nel senso che questo match è già stato raccontato praticamente così, tante botte su Darby Allin. Vediamo invece il passaggio successivo, perché Miro sarà contro Malakai Black. Ce lo dobbiamo chiedere, perché in fondo non lo sappiamo. Michi, quello che abbiamo visto a fine di questo incontro è sicuramente l'arrivo di Sting a protezione di Darby Allin, l'arrivo di Malakai Black a
diciamo, marcare Sting da vicino, ma poi anche l'uscita di Miro con tanto di occhiali da sole e una benda fatta un po' così con lo scotch sul, sull'occhio, e ovviamente a un certo punto lui non sa se entrare o non entrare, con un Malakai Black che comunque ha le braccia aperte come per dire: guarda che ti aspettiamo, se dobbiamo proprio combattere combattiamo pure, ma altrimenti puoi anche stare dalla nostra parte. Come credi porteranno avanti questa storia? Io mi aspetto in realtà magari un match 3 contro 3 dove Miro magari è in coppia con Sting e Darby Allin, poi magari con un turn con qualche problema, magari si, cioè non sa bene cosa fare, quindi rimane fuori dal ring e diventa un 3 contro 2. Non lo so, sono curioso comunque di capire un attimo cosa vogliono fare con questa faida. Faida, cioè in realtà non è ancora una faida, è una storia, non lo so, però sono curioso, quindi di potenziale ce n'è, capiamo un attimo che strada vogliono prendere. Sì, è interessante soprattutto un fatto, non è così scontato che Miro dica di sì o di no, nel senso che comunque lui ha un po' questa situazione esoterica, no? Con il fatto del Dio, del Redeemer, che adesso lui è redeemed, avete visto la maglia nuova. Quindi non so esattamente come possa aggiungere o togliere esoterismo dal suo personaggio. Ovviamente aggiungendo una parte ci sta una missione alla House of Black, ma togliendola magari ci sta un distaccamento. Sono un po' spaventato dal fatto che non mi rendo conto, con tutti gli infortuni che ci sono al momento e quindi con il fatto che tanti rientreranno e potrebbero essere comunque accettati come face dal pubblico, non mi sto effettivamente rendendo conto quanti heel e quanti face avremo a disposizione una volta che un po' di infortunati saranno rientrati a disposizione. Quindi forse l'atteggiamento di Miro è anche per portarlo verso uno schieramento da cui poi ricominciare a lavorare, perché al momento comunque lui è un signor tweener che è molto amato ma comunque cattivo, cioè, alla fine c'è questa dicotomia interiore, molto gradita devo dire dal sottoscritto, sono abbastanza contento. Dio contro i pagani, crociato contro il resto del mondo, potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere un'idea, occhio però, perché comunque Malakai e tutta la sua combriccola potrebbe presto andare a collidere anche con qualcun altro che io vedo nel Blackpool Combat Club. Mi sembrano quelli giusti per andare contro quelli tosti. Tanto per fare una mezza rima. Sì, eh? Sì, perché poi in fondo, se ci pensiamo, Malakai, Brody King, ma anche Matthews, in fondo sono dei picchiatori come Blackpool Combat Club, ma un po' più oscuri. Cioè, alla fine non sono una roba così diversa, così lontana. E quindi ci potrebbe anche stare incrociare le armi e provare a darsi vicendevolmente fastidio, come si dice. Vediamo, sono molto curioso. Però non c'è una diversità a livello di numero. In che senso? Ormai Blackpool Combat Club sono in 4. E se anche la House of Black dovesse avere Miro, diventerebbero in 4. Più c'è Juliard. Juliard che potrebbe vestirsi da Miro. Esatto. Sì. Tanto ci siamo riavvicinati, ti sento molto prima. Okay. Rispetto a prima. Ti sento perfettamente già da prima, quindi non so se è un problema mio o tuo, però vabbè. Se ci mettiamo a posto è meglio. Ecco, la chat non ha discusso di nostri problemi personali, quindi posto. Giusto, non avevo ponderato la scelta di Miro. Esatto, no, io proprio mi sto chiedendo, cioè nel momento in cui dovesse esserci un Miro che travalica e va dagli esoterici, e lì poi si crea un 4 contro 4, peraltro con dei match possibili molto interessanti. Tutti molto interessanti, perché quattro buoni. Puoi fare una serie di one on one molto belli, poi anche volendo. Sì, one on one,
2 contro 2, 3 contro 3, anche col fatto che non esiste, a parte un pochino Malakai e Brody King, una coppia già fissa e stabilita all'interno di queste due compagini, te la giochi come ti pare lì, è molto divertente, molto molto divertente. Bene, 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 che ci sente perfettamente. Grazie, grazie. Cliff, che ci dai una mano. Ciao Eddie, carissimo, ben arrivato. Miro che inizia a considerare il suo dio Malakai Black. Questo è un altro bel plot twist, eh? Non sarebbe male come storia. Immaginati un rituale in cui Malakai Black fa uccidere il dio di Miro a Miro. Sarebbe divertente. Questo è molto trash come cosa. Sente anche Real America nel sottofondo. È roba tua, Michi, è roba tua. Vedi che Cliff segue bene i programmi di Fabrizio. Passando oltre, perché giustamente bisogna passare oltre, abbiamo appena parlato del Blackpool Combat Club ed eccoci qua. Il Blackpool Combat Club con John Moxley e Will Ryuta batte i due best friend. Dovremmo in qualche modo tenere in archivio ormai i Roppongi Vice, anche se giusto ieri mattina ad Unrestricted è arrivato un'intervista a come si chiama? Rocky Romero. Che io dico, ma tra tutte le persone dell'universo, ma proprio Rocky Romero. Poi con l'episodio 100, che dovrebbe essere anche un traguardo, e ci metti Rocky Romero, che di base non è in, cioè non è in Elite, e poi comunque esatto. Lui non esiste. Cioè, esatto, è... esatto, mamma mia, che tristezza infinita. Beh, c'è stato un po' di maretta in realtà all'interno dei Best Friends, perché non è andato proprio tutto d'accordo, d'amore d'accordo come sempre. Entro io, esci tu, cioè un po'... Diciamo che qualche attrito, l'attrito l'abbiamo visto, ma è uscito con una T sola, attrito, invece attrito. Quindi qualche attrito l'abbiamo visto, mi piace però vedere questi tipi di match, mi piacciono entrambe le coppie come si sono comportate. Prima di tutto il primo gesto di Moxley che abbraccia Yuta, gli dice, porca, tra adesso qua andiamo, spacchiamo tutto. Poi l'interazione che c'è stata tra loro, molto interessante, la protezione di Moxley verso Wheeler Yuta, lo ha voluto sanguinare con lui, se l'è voluto portare dentro, e adesso però, caspita, non è che lo lascia allo sbando, lo protegge, lo aiuta e lo sostiene. Ovviamente poi, ad appannaggio delle prossime avventure, Wheeler Yuta comunque ha un match titolato sabato per il titolo Pure della Ring of Honor, John Moxley è il campione in singolo della All Elite, non avevo certo dubbi su chi avrebbe vinto. Però il classico esempio di so che vado a mangiare quella pietanza, mi piacerebbe trovarla ben cotta, ben impiattata, nel momento in cui ho il massimo della fame. E loro mi hanno fatto un match veramente valido, bello, che io mi sono proprio goduto. Ti è piaciuto l'incontro? Sì. Sì, sì, decisamente. Hanno raccontato bene la storia e come dici te c'è il fatto di John Moxley che sembra che stia portando avanti Will Ryuta, che comunque, ok, ha fatto dei gran passi, vabbè, deve ancora crescere, cioè, ha ancora un sacco di strada davanti. E nel Blackpool Combat Club può sicuramente crescere anche prendendo spunto da quelli che ha vicino. Decisamente sabato, sì, no, è sicuramente interessante... quello che mi incuriosisce di più di quelli annunciati finora, nonostante non ti piaccia il Pure Title, sì, quello sì, però vabbè, vediamo. Sono curioso. Peraltro, io sabato, mentre c'è il pay per view della Ring of Honor, parto. Quindi, sabato mattina vi trovate la preview del pay-per-view fatta da questo dinamico duo, io e Miki. Registriamo la preview venerdì mattina e la pubblichiamo sabato. E vi dico subito, non sappiamo nulla, non abbiamo voluto leggere nulla riguardo ai tapings di Rampage, quindi non sappiamo se hanno aggiunto cose
quello che abbiamo visto a Dynamite, la card riannunciata a Dynamite, è la card che noi conosciamo e noi faremo ovviamente su quello il nostro programma. Non possiamo metterci altra roba perché io non ho voglia di spoilerarmi Rampage. Detto questo, però, il fatto di non aver voglia di spoilerarmi Rampage non ci toglie la possibilità comunque di avere già dei match molto belli, molto interessanti di cui parlare, quindi voi amanti della Ring of Honor sicuramente potete guardare, seguire questo show. Dalla mattina del sabato alle 9 uscirà, la review di Rampage esce domenica, mentre io non ci sono, domenica sera Fabrizio, che nel frattempo si sarà ripreso, e Miki vi faranno la review, quindi dopo aver visto il pay per view, alla sera su Twitch in live e poi lunedì mattina da recuperare su YouTube, ci sarà la review di Death Before Dishonor. Che quindi c'è anche da guardare il pay per view. Okay. Beh, tranquillo, e di cui non dovrò parlare. Sì, 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 assolutamente. Io me lo guardo tranquillo. E quindi, insomma, sono giorni molto belli di bel wrestling e speriamo, insomma, di poter continuare a parlarne così molto, molto bene. Free Garcia, ne parliamo tra poco, nel main event. Bene, 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 bene. Andiamo oltre perché c'è una celebration degli Swerving Our Glory. Amici miei, noi per i nostri abbonati di YouTube facciamo i video a caldissimo e io il mezzogiorno successivo alla visione di Dynamite mi sono sfogato per questo segmento che ho trovato assolutamente brutto, super cringe. Mi è dispiaciuto un sacco per Toni Storm perché siamo arrivati e c'era una torta giù dal ring. Una torta giù dal ring significa che quella torta verrà usata per fare qualcosa. Di solito anche sul ring, ma giù dal ring è sicura al 3000%. In effetti poi questa torta viene utilizzata perché? Perché è arrivato Tony Nese accompagnato da Mark Sterling e i due hanno cominciato a rompere le balle non soltanto ai due presenti sul ring, ma anche ad alcuni ospiti dei rapper che erano lì a guardare la puntata. Dato un rapper che ha sganciato un destro bello potente sulla faccia di Tony Nese e non credo si sia fermato in tempo come avrebbe fatto qualsiasi persona in grado di fare queste cose, però comunque l'ha raggiunto con questo destro non indifferente. Tony Nese è caduto a terra, torta in faccia, e poi Swerve, felicissimo, usa il suo dito per passarsi un po' di torta in bocca, togliendolo dalla faccia di Mark Sterling. E, insomma, siamo passati dalle mascherine al praticamente mangiare la torta dalla faccia zone, degli altri, insomma, dove sì. Potrebbero esserci dei droplets, insomma. Vabbè, cose assurde che capitano a Dynamite. Sì, dalla faccia degli altri. Allora, cosa succede qui? Succede che abbiamo praticamente fatto il classico segmento da WWE in cui si è visto che i due sono d'accordissimo, i due sono felici, non hanno minimamente parlato dei problemi che potrebbero esserci, il fatto che Swerve giusto durante quel match abbia ancora una volta tergiversato se tirare una cinturata in faccia a Keith Lee oppure no, e quindi così lasciano questa porticina aperta, e le porticine aperte fanno passare i topi, lo sapete. Quindi non so bene come prenderla. Tu, Miki, come hai preso questa celebration degli Swerving Our Glory? Ho trovato in effetti una cosa molto in stile WWE, sia per la storia della torta, come dicevi te, di Toni Storm, che vabbè, se l'era andata via della WWE, prende per quello, quindi ritrovarsi una scena simile probabilmente non ha fatto molto piacere. E il fatto degli Swerving Our Glory che stanno bene insieme anche se hanno avuto dei problemi, boh, cioè c'è da capire quanto vogliono tirarla alla lunga. Da un lato può essere carino per avere una storia un po' diversa, dall'altro può finire in bacca in pochissimo tempo, quindi c'è da capire un attimo come vogliono gestirla. Però sì, di base come spezzone non mi è piaciuto, cioè la celebration mi ha fatto abbastanza schifo. Sì, le celebration mi fanno sempre abbastanza cagare,
non sono mai segmenti nuovi che portano qualcosa di nuovo. Direi che il problema più grosso di questa situazione di Swerve in Our Glory è il fatto che si siano già tenuti aperta una seconda possibilità. Cioè, se le cose non dovessero andare bene, ci ricordiamo che i due si stavano per prendere a cinturato in faccia. Cioè, come se voi diceste, oh, vado ad aprire un'azienda, però devo farla in modo tale che se fallisco, cazzo, apro un'azienda e devi pensare che funzionerà, non se fallisco, porca troia. Fate bravi, pensate positivo. Che Fabrizio pensa positivo in questo periodo, quindi dai. Allora, è successa un'altra cosa che mi ha un pochino sconvolto. E non parlo della nuova pettinatura di, come si chiama, non Griff Garrison, l'altro, Brian Pillman Jr. Brian Pillman. Ma del fatto che Christian Cage e Luchasaurus hanno battuto in un non-match i Varsity Blondes, ma c'è stato soprattutto il ritorno di Jungle Boy. Eh sì che è tornato, E come diceva Fabrizio, è tornato coi capelli corti, truccato in un altro modo, con tutto... No. È tornato il classico Jungle Boy, cioè non è proprio cambiato nulla, manco la musica d'ingresso, si è trovato di fronte Luchasaurus, il quale, dopo essersi messo lì e avergli fatto brutto con la faccia, non tanto quanto può farvi brutto Leonardo, sostanzialmente si scansa e fa passare Jungle Boy, il quale rincorre Christian, che scappa tracciando la via inversa a quella che fa Moxley quando entra dal pubblico. Quindi sostanzialmente pare che sia pace fatta tra Luchasaurus e Jungle Boy. Ma come? Abbiamo preso un sacco di like, un sacco di proposte e un sacco di persone che dicevano come hanno preso il momento di Luchasaurus, erano tutti molto contenti. Giusto qualcuno diceva, sembra un po' Kane, ah no, ma erano tutti piuttosto contenti e già lui si è scansato e probabilmente tornerà vicino a Jungle Boy. Che abbia trovato lo sgrassatore per togliere la pittura nera dalla maschera? Lo scopriremo sicuramente molto presto. Tu, Miki, però come vedi questa cosa? Cioè, è già finita qua. Loro due tornano insieme, Christian andrà a fare le fusa da qualche altra parte, oppure ti aspetti che qualcosa ancora succeda tra Luchasaurus e Jungle Boy? No, secondo me non è ancora finita, perché sarebbe troppo presto. Cioè, alla fine, cos'è andato avanti? 3 settimane? Cioè, è veramente troppo poco. Quindi probabilmente è stato un attimo per far credere alla gente che la reunion dei come chiamano i Jungle Experience, no? Come si chiamano? Sì. Cheat Fabrizio. Però vabbè, in realtà probabilmente faranno un match tra Jungle Boy e Luchasaurus o qualcosa del genere. E poi penso alla fine ci sarà un Jungle Boy Christian da qualche parte. Però no, non è ancora finita, perché non avrebbe avuto senso far cambiare tutta questa cosa a Luchasaurus, fargli fare gli squash, cioè, deve essere una roba un po' più lunga, così è durata troppo poco. Assolutamente. Non lo escludo neanch'io, ti dico la verità, però la vedo meno interessante a questo punto della storia. Cioè, sarebbe stato forse più interessante all'inizio un turn di Jungle Boy che magari picchia Luchasaurus. A questo punto lo puoi fare, perché tu hai fregato completamente Luchasaurus facendo credere a lui di essere entrato nelle grazie di Christian, e poi invece nelle grazie di Christian c'è sempre stato Jungle Boy, però credo sia un po' tardiva adesso come scelta. Sono curioso però di capire. Interessante però il quesito che si pone Draco, che dice: io comunque voglio sapere cosa è successo a Marco Stunt secondo Christian. Draco, io proverò a darti una risposta concreta, ma mi auguro che tanti che stanno seguendo, oltre a scrivere nei commenti cosa ne pensano della situazione di Luchasaurus e Jungle Boy, se le cose si sono già arenate oppure se fa tutto parte di una macchinazione più grande, però ti voglio svelare che
effettivamente è stato Christian a iscrivere Marco Stante a The Voice. Ecco cos'è successo. È così, per liberarsi di lui ha scritto The Voice. E niente, questo io spero di aver tolto qualsiasi dubbio ora. Qui tutto sbagliato, dice Carlo. Ritorno troppo frettoloso, stesso Jungle Boy, lo sa che diventa da face a heel, da heel a face in 3 settimane. Era il giusto momento per cambiare totalmente Jungle Boy. Sì, però non è ancora finita, secondo il mio punto di vista. Quasi facciamo un sondaggio nella community tab di YouTube e vediamo cosa dice il popolo. Sono circa 1500 persone adesso che seguono il nostro canale, magari arriva qualcosa di interessante da parte loro. Vedremo. Dice Eddie, spero che Luciosaurus rimanga heel, può essere un ottimo monster heel. Lui ha molte caratteristiche e soprattutto il pubblico lo ha accettato subito così senza remore, che è una cosa positiva, non sempre e poi, accade. E poi comunque di base ce ne sono pochi, non le elite, così. Quindi uno o due in realtà possono essere utili da avere nel posto. Sì, ce ne sono pochi anche chi c'è. Molte volte c'è un Lance Archer che viene preso, mandato destra, sinistra, face, heel, vai al climax. Sarò io face al climax? Non lo so, te lo dicono loro, ok. Poi lui va là e dice, non ti ha detto niente la All Elite, che cazzo devo fare? Cioè, quel povero ragazzo ormai, Jake the Snake, lo sta facendo mordere dai serpenti cercando di fargli capire qualcosa. Povero Lance. Passerebbe parecchio da scemo. Sì, passerebbe da scemo. In realtà, questa è una storyline super borderline per passare da scemo. Cioè, chiunque. Perché, per esempio, sembra che sia passato da scemo Christian al momento, no? Però se invece è una macchinazione in cui Luciosaurus è stato fregato, oppure Jungle Boy è stato fregato a Luciosaurus, che in realtà ha comunque concesso del tempo, dello spazio, ha fermato un pochino Jungle Boy non consentendogli, no, di andare. Ricordiamoci anche che Luciosaurus non ha rincorso Christian, non ha cercato di intercettarlo, non ha quindi aiutato di fatto, perché è uscito dall'altra parte Jungle Boy. Quindi... Magari Cristiano ha detto Luciosaurus che è stato Jungle Boy a scrivere Marco Stante The Voice, ma infatti è questo che sarà successo, guarda, ormai ci hai preso, ormai sei entrato nel mood della storyline, è tua. Ma quindi era una minaccia quella di Cristiano Luciosaurus, cioè se mi picchi ti scrivo The Voice. Certo, assolutamente, Luciosaurus che non vuole cantare davanti a un pubblico, Ma ritorniamo seri, anche perché ovviamente noi cerchiamo di fare qualcosa di un po' approfondito e cerchiamo di portarlo, insomma, con il nostro stile. Se vi piace lo stile con cui noi approcciamo il progetto, no? Quello che facciamo intorno alla All Elite, questo forse è il momento migliore per mettere un like. Lo ricordo perché ovviamente il like per noi è fondamentale. Chiunque mette un like ci aiuta, perché ogni volta che una persona interagisce con un like, un commento, con una condivisione, l'algoritmo di YouTube dice caspita, ma allora questo video è interessante, potrebbe essere interessante anche per altri, e cerca di mandarlo a quante più persone possibili. Ovviamente è un altro momento buono per valutare l'opzione abbonamento. Siamo già 14 abbonati, non ci speravamo, siamo molto contenti. Diventate il 15esimo, 16esimo, 17esimo, noi saremmo contenti, veramente qualsiasi cosa arriva per noi è grasso che cola, come dice anche, insomma, non posso fare le battute perché poi è body shame, no, non voglio assolutamente, sono io grasso, lasciatemi in pace, grasso che cola sono io che faccio i video a caldissimo, ok, a posto, così mi posso prendere in giro da solo, posso farlo, Ragazzi, oggi per gli abbonati ho registrato un contenuto che andrà su YouTube il venerdì, quindi chi ci sta guardando su YouTube lo può già vedere, e per gli abbonati dai 5 euro in su sarà disponibile il promo che c'è stato, lo scambio che c'è stato tra Ricky Starks e Danhausen. Perché? Perché ovviamente Ricky Starks ha battuto Cole Carter e ha trovato già un prossimo sfidante in Danhausen. Allora, arriviamo subito a un punto cruciale. Mickey, chi era Cole Carter?
fino a poche settimane fa. Era Toy Donovan della D'Angelo Family, che è scomparso da NXT in malo modo e poi è riapparso un mesetto dopo qua in un Elite. Non sappiamo bene perché è andato via da NXT, cioè ci sono cose, ma non è stato detto bene effettivamente il motivo. Vabbè. Sì, ha fatto un'apparizione, no? Magari poi farà qualcosa a Dark Elevation, non penso, poi rimanga lì a lungo termine. Vabbè. Serviamo a registrare. Sì, a quello sì. Sì. Allora, lui è bravo a lottare. Diciamo che c'è questa cosa negativa che c'è su di lui, che giustamente è negativa qualsiasi cosa sia, pare che abbia fallito dei drug test. Ora, drug test per gli americani è sia l'esame antidoping che effettivamente poi un test come potrebbe aver fatto Jeff Hardy, per intenderci. Lui l'ha fallito, ma è stato licenziato in tronco. Io onestamente non ho trovato, anche perché c'è stato pochissimo tempo in WWE in realtà, non ho trovato il fatto che lui abbia fallito più drug test. Pare che ne abbia fallito uno che sia stato mandato via. Ora, non so se il main roster e NXT hanno delle differenze, però nel main roster tu hai tre possibilità per violare il wellness program. A meno che tu non ti chiami Randy Orton, allora ne hai 300 di possibilità. E se arrivi alla 299 diventano 3.000 all'istante, ok? È il bastone la carota, cioè non come quella cosa che mette la carota davanti, questo qua cammina per mangiare la carota, ma non la mangerà mai perché non colmerà mai quel gap. Basta mangiare il bastone? Sì, assolutamente, assolutamente. Che tra l'altro non può trovarsi tranquillamente tra le ruote. Ma comunque dicevo che questo ragazzo ha fallito un drug test. Ora, può darsi che sia per la questione steroidi, può darsi che sia per altri tipi di droga, non vogliamo sapere quali, mi viene comunque strano il fatto che sia arrivato in All Elite, non Dark Elevation, un Dark Match che non va neanche a Dark o Dark Elevation, no, in puntata. Mi fa strano e quindi mi viene da pensare che non sia veramente per il drug test. Altrimenti, ciò che è successo con Jeff Hardy, ma non più di un mese fa, ragazzi, ciò che è successo con Jeff Hardy non ha insegnato una mazza di niente. Questo è quanto. Non lo so. Non so se lo capiremo, ma sì, anche perché poi non so se lo diranno, se... quindi rimarrà un po' il dubbio, Paolo. Era stato mandato a dormire con i pesci, infatti è tornato nella Shark Week. Si è aggrappato al pin di uno squalo, no, ed è tornato. È diventato Aquaman. In realtà è Aquaman adesso. Mamma mia. Grande Jason Momoa. È lasciato dentro un fiume, lo so Fabri, c'eri tu in quel episodio probabilmente. Mentre loro sanno la verità, ma o rivela la cosa o il sospetto rimane. Sì, ma indipendentemente, cioè, se davvero è un drug test, la All Elite non se lo deve portare in casa, ma semplicemente perché hai comunque gli occhi buttati addosso per la situazione Jeff Hardy che non hai gestito bene. Perché ti sei fidato di Jeff Hardy, quindi mi fai capire che non hai fatto mai controlli. E questa è una cosa che non va bene. Non va bene perché se Santana si è fatto male e godrà giustamente di quella che è l'assicurazione medica statunitense fornitagli dalla All Elite Wrestling, e va benissimo, è in scadenza di contratto perché gli scade a settembre, ma si è fatto male prima, quindi verrà coperto nel suo iter. Mi piace questa cosa. Però dall'altra parte mi fai arrivare Moxley al limite che lui se ne va via, ma si vedeva che negli ultimi periodi era messo malissimo. Jeff Hardy arriva al punto di farsi beccare dalla polizia, farsi arrestare e buttare fuori dalla All Elite dopo un paio di giorni in cui non sapevamo bene cosa sarebbe successo. Cosa che è comunque sbagliatina. Prendi posizione nell'attesa di parlare col Jeff,
noi lo sospendiamo. Poi, parlando con lui, siamo pronti a risarcirgli i giorni di gap tra questo momento in cui lo sospendiamo e quando effettivamente parleremo con lui, ma per il momento noi lo sospendiamo. Cioè, so che per molti è sbagliato partire prevenuti, e io sono di quelli che pensa che per molte cose sia sbagliato partire prevenuti. Però nel caso di un drug test, qualunque esso sia, se è per gli steroidi è comunque un problema che ti porti tu. Se invece è per altre sostanze stupefacenti, è un problema che tu porti sul ring. Perché tu non puoi più essere sicuro. E dato che nel ring, nelle tue mani, c'è la vita del tuo avversario, è molto importante prendere le distanze presto, accorgersi prima possibile di com'è la situazione, chiarirla il prima possibile. Preso così, non so, ho un po' paura che non sia stata fatta tutta la cosa nel modo corretto. Anche qua, sapevo che era stato accusato di doping, però vedendolo non mi sembra, anche se poi ognuno reagisce in maniera differente, dipende dai dosaggi. Non è soltanto una questione di diventare grosso il doping, è anche una questione magari di avere un certo tipo di stamina, avere un certo tipo di fiato. Guarda, per esempio, tutti quei ciclisti che hanno avuto il problema del doping da Armstrong in poi non erano enormi, erano semplicemente le persone più performanti, che performavano di più, e quindi ciò portava a una disparità rispetto a tutti gli altri presenti nella corsa, perché si drogavano di più e non perché erano gli unici che si drogavano. E sostanzialmente quindi può darsi che il doping sia per ragioni diverse. Poi sostanze dopante possono essere anche degli eccitanti che magari sono stati ingeriti per motivi medici oppure in modo un po' sbagliato, no? Ci sono degli sport in cui, per esempio, è considerato eccitante il caffè. Se uno beve un caffè potrebbe risultare positivo al doping per quella disciplina sportiva. Almeno così era nel ciclismo, per esempio. Mi ricordo un Gianni Bugno che pare fosse stato messo fuori per aver mangiato un pocket coffee. Tra l'altro il Pocket Coffee non sponsorizza questa puntata, ma se volesse farlo, magari d'inverno, perché ho paura di rimanerci morto, però se volessero noi siamo disponibili, accettiamo questo tipo di proposte di sponsorizzazione, anche a livello proprio di prodotti. Se ci vogliono mandare dei cioccolatini, noi siamo assolutamente disponibili, assolutamente sì. Quindi boh, non lo so. Possibile che quindi abbia letto una buffa? No, non è questione, è che non è uscito proprio niente di concreto, cioè non c'è stata una motivazione. Non è chiaro. Infatti mi ha fatto strano vederlo lì, perché appunto, non essendoci poi notizie riguardo, messo subito in puntata, mi ha fatto strano. Non vorrei fosse stato un modo di Tony Khan per fare una frecciatina, anche se poi non è quel nome che attira poi così tanto, anzi. Cioè, leggendo solo il nome, probabilmente non me ne sarei neanche accorto. Sì, c'è gente che guarda NXT e non si è accorta del fatto che Cole Carter era Donovan. Cioè, dato Cliff dice, questo ha il bel fisico, il bel viso, molto WWE. No, Cliff, non stiamo ancora parlando di Eddie Kingston. Ne parliamo dopo di lui, tranquillo, drug test possiamo essere anche un abuso di medicinali tipo antidolorifici? Sì, però attenzione, perché gli antidolorifici che girano negli Stati Uniti sono comunque molto problematici. Quindi sì, potrebbe essere quello, ma non è da sottovalutare. Assolutamente. Cioè, non è un overdose da animesolidico, per intenderci. È un altro tipo, è un oppiaceo, l'antidolorifico americano, che crea dipendenza e se avete Netflix, mi pare sia su Netflix, no, su Amazon Prime, provate a guardare Dopesick, che è un documentario che parla di un problema gigante negli Stati Uniti proprio con gli antidolorifici e l'utilizzo di questi antidolorifici per le malattie ritenute, come si chiamano quelle che tu hai sempre, non mi sta venendo il termine, perdonatemi, ho dormito 2 ore stanotte e oggi pomeriggio ho pigliato un caldo inverecondo e succede. Secondo me la seconda possibilità si dà a tutti, e se poi si parla di ganja è un altro discorso, ma certamente il punto è, non sappiamo, sarebbe stato anche carino magari sapere qualcosa di più.
Sono stato per un po' di anni, sono stato molto appassionato di ciclismo, poi dopo ho smesso un bel po', però sì, sono stato anche appassionato di ciclismo, ahimè. Quante cose. Per malattie croniche, bravo Ace Jesse the Body Ventura, che ovviamente lui, avendo una malattia cronica che è l'amore per il Joshi, si cura guardando il Joshi, che, Michi, diciamolo, crea dipendenza. Sì, poi è facile seguire tutto. Ogni volta che tipo scopro un lottatore si collega a qualcos'altro, è tipo, è una roba infinita. E quindi potresti morire per troppa visione. Sì, per abuso di Josh. Sì. Assolutamente. Bene. Scivoliamo dopo, perché c'è stato un po' di hype piantato lì da Dax Harwood in un promo che per molti è stato molto bello. Non mi esprimerò tantissimo sul promo, cioè lui l'ha fatto bene. Sì. Io non amo molto il fatto che lui ogni volta che apre bocca o ogni volta che scrive un tweet parla della sua bellissima moglie e della sua fantastica figlia. Non me ne frega un cazzo, ma non perché, no, perché io... Sì? Se lo fai una volta, ok. Se lo fai ogni volta che hai un promo, è meno ok come cosa. Poi lui è bravo, cioè, perché comunque è bravo a raccontare, fare, disfare. Però no, cioè, no. Poi, contentissimo per la figlia. Davvero, cioè... straordinario, bellissimo, però cioè sono robe che non me ne frega un cazzo. Ma sono cattivo? No, non è che sono cattivo, semplicemente boh, stava già andando benissimo il promo prima che ha fatto Cash Wheeler. Vabbè, è un mio parere personale, prendetelo come volete, non devo giustificare moltissimo, cioè io credo che queste cose, queste esperienze personali, come non debbano essere utilizzate contro, non debbano nemmeno essere utilizzate a favore, perché non sono tanto felice. Però sicuramente ho hype, molto hype, per quello che sarà Death Before Dishonored, io credo il main event, dove vedremo un 2 out of 3 falls, quindi una vecchissima stipulazione sempre molto bella che io amo tantissimo, Out of Three Falls, di coppia, e agganciamo una news uscita proprio poche ore fa che riguarda i Briscoe. Pare che i Briscoe abbiano firmato un contratto in esclusiva a lungo termine con la Ring of Honor, che è una cosa molto positiva per la Ring of Honor, che ha sicuramente delle colonne da cui partire barra ripartire, e a questo punto io lo dico senza paura, potrebbero riprendersi i titoli per concedere, senza tenere in ostaggio alcun tipo di cintura, ma per concedere agli FTR di andare in Giappone a difendere un po' quella IWGP. Questo è il mio parere personale, ma ne parliamo meglio poi di questa cosa dopo, insomma. Perché credo sia dopo, nella preview, diciamo. Immaginate appena la figlia prenderà il suo primo 10. Assolutamente. Immagina se la figlia dovesse dirgli a un certo punto: papà, mandami in una palestra perché voglio diventare una lottatrice. Lui impazzisce, gli ricrescono i capelli, si taglia i baffi. Una cosa allucinante. No, ma va benissimo, cioè l'orgoglio del papà, ci mancherebbe altro. Però, permettetemi, sarò un po' fuori dal perbenismo e il buonismo che c'è in giro, però non serve veramente a un cazzo. Un po' sta usando sua figlia per dei facilissimi canti, cori, applausi da parte del pubblico. E non è una cosa che io apprezzo moltissimo. È una cosa tipo acchiappa-like. Cioè, sì. È un po' tipo che metti la foto del bambino su Instagram e hai dei like perché c'è il bambino o la bambina o quello che c'è. O il cane piccolo, il cucciolo di cane.
metti un cane normale, prendi 30-40 like, metti il cucciolo del cane, prendi 400 like. È per quello che voglio farlo impicciolire il mio cane, farlo diventare un cucciolo. Per prendere i like. Sì. Vabbè, sì, chiaro. Sì. Come si fa così nella vita? C'è il TARDIS apposta, quindi... come le foto in costume delle tipe? Esattamente, esattamente. Come quando vedete, che ne so, su YouTube, noi siamo invasi da questo tipo, perché noi, avendo il canale sportivo con il wrestling, siamo invasi da video che hanno 400.000 visualizzazioni, che sono tipo i momenti più divertenti dello sport, e vedi ovviamente tra i momenti più divertenti dello sport la classica tipa che magari ha appena fatto il salto in lungo con le chiappe di fuori, che cazzo me ne frega. Però poi dentro non è che ci sono queste cose qui nel video, la gente lo guarda perché vede quelle chiappe di fuori, no? Secondo me sa che ad alcuni rompe e lui usa la cosa. Non credo, io credo che lui sappia molto bene che gli americani, cervello pervenuto poco, hanno sostanzialmente queste cose davanti, come tipo, ah, sei un papà meraviglioso, tua figlia è straordinaria. Sono veramente dei pecoroni da questo punto di vista, dei pecoroni allucinanti. Quindi penso che utilizzi molto a suo favore questa cosa, al contrario di quello che dici tu, caro Cliff, al contrario. Miki, sei pronto per vedere Thunder Rosa contro Miyu Yamashita? Perché la prossima settimana Fight for the Fallen, Miyu Yamashita purtroppo perderà contro Thunder Rosa. Ah, il mess, sono curioso di vederlo, spero nella vittoria della Yamashita, anche se non succederà, però... Sono contento del rematch dopo quello da Tokyo Joshi. È venuto già bene quello lì, quindi sicuramente può venire bene anche il secondo round. Assolutamente sì. Yamashita, che è molto brava a lottare, molto più brava di Thunder Rosa, è estremamente pulita nel lottare, è molto grintosa, lavora bene, è una striker incredibile. L'avete vista sicuramente a Dark contro Thunder Rosa. Probabilmente non avete potuto assaggiare veramente quello che è il suo valore, perché lì non si è visto completamente il valore di Miyu Yamashita. Però sappiate che sarà sicuramente un match che mi farà sedere in punta di sedia per guardarlo con molta attenzione. Sono curioso di vedere, dopo essersi studiate la prima volta e aver lavorato in Tokyo Joshi, in un modello di match molto più simile ai match Joshi, vedere come lavoreranno su un modello un po' più americano. Davvero curioso. E quando vi dicevo che Thunder Rosa e il fatto di avere Miyu Yamashita era comodo perché non dovevi costruire niente, avevi costruito in Giappone, ecco, che mancava da un paio di settimane il match di Thunder Rosa a Dynamite, servito. Sì. Mi auguro che alla fine di questo match capiti fuori una persona che sia disponibile per andare a lottare contro Thunder Rosa in una fight più interessante e più costruita, più congegnata per All Out. Anche se mi spaventa tantissimo la possibilità che Thunder Rosa possa essere in qualche modo la regina di Battle of the Belts, che trasciata di programma che fanno ogni tanto, e quindi niente, temo un po' nel prossimo futuro del titolo femminile, che comunque da quando è uscito dall'orbita Britt Baker ha avuto un bel po' di problemi. E se adesso c'è quello, c'è il TBS, quindi probabilmente vanno un attimo su quello, costruiscono su quello, e quindi se quello tende cosa rimane un po' indietro. Sì, assolutamente. Però, come dice giustamente Ace, potrebbe essere la miglior difesa di Thunder Rosa. Quindi sì. E come dice anche DK, per adesso il regno di Thunder Rosa è abbastanza deludente. Io vi assicuro che Thunder Rosa ha fatto un paio di errorini, tipo anche quando ha lottato con la Shafir, che ha fatto insomma quel momento abbastanza trascioso dove... non ha sellato e ha un po' shootato contro la Shafir, poi si sono messi a posto, si sono messi d'accordo, va benissimo, però più che creare qualcosa insieme a Tony Storm non ha fatto tantissimo. Spero tanto nel match con la Yamashita. Sì, lei si perde un po' Thunder Rosa,
Cioè, anche nei match importanti ogni tanto sbaglia delle cose, anche il timing, il modo. E non so se è l'agitazione o se in coppia potrebbe fare qualcosina. C'è da vedere un attimo poi se riescono a dare spazio alla coppia da posto Tony Storm. Non so per quanto spazio gli Noi danno. abbiamo citato, che la possibilità di vedere qualcosa di coppia ci sia, perché comunque cominciano ad esserci tante coppie e ne hanno praticamente appena riformato una, ne parliamo poi nel main event. Quindi in realtà la possibilità di vedere tante coppie che si possono scontrare tra loro c'è. Noi a Stockholm il Bag abbiamo proprio detto che una delle possibilità per vedere fiorire un po' di più, quantomeno, un po' di più, la divisione femminile potrebbe essere proprio quella di trovarci un po' più di match, almeno uno in più a settimana, e farne uno quindi in singolo e uno in coppia. Perché match in singolo ti consentono di costruire due atlete alla volta, in coppia ti consente di costruire almeno quattro, hai due faide possibili che si Esatto. possono giocare con i match di coppia, quindi sarebbe molto molto interessante. Bene, 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 bene. A proposito di coppie, Jade Cargill e Kiera Hogan, le baddies, hanno battuto Athena e Willow Nightingale. Doveva essere un 3 contro 3 e nelle baddies doveva esserci anche la baddies ad interim, cioè, come si chiama la tipa? La Grey? Leila Grey. Leila Gray. Sì, lei, la Grey. Praticamente non poteva combattere lei. E quindi cosa hanno fatto? Hanno tolto Willow, no, non hanno tolto Willow Nightingale, ovviamente hanno tolto Chris Statlander. Per quale motivo? Perché così Willow Nightingale si poteva prendere il pin. Indovinate cosa è successo? Willow Nightingale ha preso il pin. Ma non era solo per quello, in realtà Willow Nightingale poi l'hanno annunciata per Death Before Dishonored, quindi si arriva anche a quello, secondo me. L'hai fatta Sì, vedere così poi l'hai è vero. annunciata. È stata la doppia utilità. È possibile, Willow Nightingale potrebbe diventare veramente un volto centrale all'interno della Ring of Honor, non mi dispiacerebbe per il personaggio. Poi su Ring magari ha delle lacune che possono essere anche limate con il tempo, però a livello di personaggio è spettacolare, proprio l'adoro. E non mi è dispiaciuta comunque l'interazione che ha avuto con Athena, non posso non notare il fatto che nel promo prima di questo match, Athena ha detto a Chris Statlander: ti starebbe benissimo il titolo mondiale e a me starebbe benissimo il titolo TBS. Cioè, ha praticamente provato a tracciare una riga che ovviamente non verrà rispettata dalla Statlander, che vuole anche lei andare a battere Jade Cargill. E io ho pensato che presto o tardi faranno un three-way per il titolo TBS. E quindi una delle due verrà schiantata ancora una volta da Jade Cargill. Oppure si schianteranno tra di loro, Jade Cargill perderà il titolo ma senza mai essere schienata, così potranno portare avanti una semi-streak. Che secondo me è più probabile come cosa. Cioè, mi aspetto una delle due che cioè, si schierano a vicenda e Cargill che rimane fuori tranquilla. Appunto, perde ma non perde. Tranquillo, esatto. Diciamo perde ma non perde, questa dovrebbe essere più o meno la situazione. Poi boh, ragazzi, non possiamo saperlo, ma abbastanza sembra così. Stanno proteggendo molto la Statlander, non vorrei che stessero preparando il cambio di titolo. Io vorrei che preparassero il cambio di titolo in realtà. E sarei molto più contento se lo vincesse Chris Statlander rispetto ad Athena. Mi piace di più Athena, ma la Statlander è lì da tanto tempo. E quindi è giusto che passi davanti a qualcuno. Cioè, a un certo punto, ragazzi, l'anzianità deve valere qualcosa e soprattutto non manca di qualità la Statlander, quindi non perderemmo tantissimo. Athena è più brava, sì, ma non stiamo parlando di Athena e Red Velvet, ok? Stiamo parlando di Athena o Chris Statlander, cioè Red Velvet, probabilmente il filo spinato che era nel match di Jericho e Kingston lotta meglio di Red Velvet. Ma invece Statlander è bravo, insomma, bravo, bravo, bravo. Ti è piaciuto questo match tra le Baddies e Athena Willow Nightingale? Sì, andava bene come riempitivo, niente di che, però beh. Cioè, in realtà hanno lavorato abbastanza bene Athena e Willow. Si sono trovate abbastanza, ho fatto qualcosina. E
come dicevi te, lei prende molto come personaggio, c'è cioè anche il pubblico comunque le vuole bene alla Nightingale, quindi può essere comunque un volto che ci sta bene ogni tanto avere lì in puntata, averla in Ring of Honor, averla in giro, comunque però beh, il match alla fine ne hanno fatto moltissimo, quindi va bene così. Sì. Probabilmente è un po' cioè quello che devono fare nel 3 contro 3 l'hanno fatto in coppia, ma cioè, più o meno il match doveva essere quello, penso. Sì, assolutamente sì. Credo che abbiano seguito dei binari molto, molto precisi, che abbiano fatto quello che, insomma, dovevano fare. E così è andata. Siamo però alla soglia del main event, dove c'è stato un barbed wire everywhere. Chris Jericho ha battuto Eddie Kingston, ovviamente con l'aiuto dei suoi amici. A me ha fatto molto ridere il microfono che era già pieno di filo spinato anche durante gli annunci. È stata l'unica cosa che mi è piaciuta del main event, praticamente. No, 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 ha avuto dei lati positivi. Allora, main event buono fino all'arrivo di Tay Conti. Ma dato che io sono un po' stronzo, adesso vi dico cosa non sto digerendo in questo periodo. Non più tardi di 2 settimane fa, 1 settimana fa, quando è stato che hanno vinto i titoli di Swerving Our Glory? La settimana scorsa? Settimana scorsa, sì. Praticamente hanno schienato un uomo che non era l'uomo legale. Ha ha! Quando è stato fatto notare da Wrestling Inc., un ottimo sito di news, potete andare a leggere un po' di news lì, Tony Khan ha detto: "Voi stronzate, vaffanculo, fanculo, è l'arbitro che decide e zitti voi, non sapete niente." Wrestling Inc., uno dei pochissimi siti che riporta le notizie senza dire sì, però la AEW è una merda. Tony Khan li aggredisce e dice: "Dite delle puttanate." Va bene, diremmo delle puttanate, ma intanto non era l'uomo legale, ma è l'arbitro che decide. Ok, va bene. A un certo punto, quando sono entrati quelli della Jericho Appreciation Society, io mi sono chiesto: ma dove cazzo sono Sammy Guevara e Tay Conti, che sono comunque stati presentati come parte della Jericho Appreciation Society? Se possiamo pensare che Sammy Guevara è fuori perché non si è più visto da quando è stato lanciato dalla gabbia e quindi magari è infortunato, mezzo morto, c'ha le emorroidi, quello che volete. Ma noi la settimana scorsa l'abbiamo vista tra i conti. E allora perché non è entrata anche lei dentro la gabbia? Poi me lo fai che arriva a sorpresa Sammy Guevara, ma non tra i conti, che doveva essere buttata nella gabbia. Come mai non era nella gabbia? E soprattutto, ma in Brasile ce li hanno i lucchetti? Non è stato in grado di aprire. Prima qualcuno ha scritto Free Garcia, riguardate non farlo fare a Tay Tay Conti perché Conti. lei non è capace. Abbiamo Hanno visto che dovuto Tay cambiare Conti. inquadratura perché lì da un quarto d'ora. Ma poi sono uscite dalle sbarre, che quindi mi fa pensare che cazzo eravate lì dentro, cioè uscite, no? Non è neanche così alta. Tra l'altro, un'altra cosa che mi ha fatto molto ridere, quando Tay Conti è andata, che stava tirando giù il montacarichi, c'era uno della sicurezza che era sotto la gabbia così. La gabbia veniva giù e c'era quella della sicurezza così. Adesso qui non deve starci nessuno qua sotto, perché se cade vi fate male. Questa sta scendendo. Arriva Tay Conti, lo sposta e va, cazzo. Cose bellissime, cose bellissime. Ma sta cosa di Tay Conti è condita anche dal fatto che a controllare che la gabbia non venisse manomessa da nessuno, ci mettono Rubisò. Rubisò che recentemente sta facendo, e non dite di no, il paglione, quello degli arcieri. Avete presente dove si lancia la freccia da 25, 30, 50 metri? Ehi! Vogliamo dar fastidio a Eddie Kingston? Adesso picchiamo Rubisò. Ruby, mi raccomando, spostati un pochino che Tay Conti deve chiuderti la portiera della macchina. No, ancora un po', per favore. Ecco, così va bene. E Tay Conti chiude la portiera e lei: "Ah, mi ha fatto malissimo alla mano, maledetti." Sta
Stavolta è lì quel coso del montacarichi. Nel frattempo lei sta lottando nelle Indie, sta prendendo l'infortunio perché c'è sempre il tutore al braccio, però lei sta lottando nelle Indie, quindi non è proprio che non può fare una sega. Quindi è lì tranquilla, arriva Tai Conti, comincia a malmenarla, e non è che mentre la sta malmenando questa si rivolta a Ruby, e in qualche modo quindi Tai Conti si trova in difficoltà e qualcuno deve venire ad aiutarla. No, il turnil per eccellenza di Anna Jay, che lei insieme a Tai Conti, dopo una settimana intensissima a prendere lezioni di recitazione, Anna Jay arriva, sposta Tai Conti e dice: no, la picchio io. E la picchia. E picchia Ruby Soho, che già le stava prendendo da Tai Conti, le ha prese pure da Anna Jay, che lo sappiamo, cioè negli ultimi mesi da Anna Jay probabilmente l'unico che le ha prese è Jungle Boy. Cioè, ragazzi, il turn più assurdo della storia. Cioè, pochi giorni fa, il Dark Order unito, face, con l'amico ritrovato Hangman Page, e lei, il, sta uscendo dal Dark Order, che era l'unica cosa che le dava un briciolo di senso all'interno del roster. Seriously? Ma poi con Tai Conti cosa va a fare? Cioè, cosa serve lì dentro Anna Jay? Cioè, già serve a poco Tai Conti, poi vabbè, c'è Guevara, la metti... C'è Guevara proprio. Ci ho pensato d'occhio. Vabbè, cioè, sulle maglie anche. Comunque non serve a niente Anna Jay, cioè è lì, non sanno bene cosa farle fare, ogni tanto lo mettono da una parte, poi dall'altra, fa un match. Non lo so, l'avevano fatto qualche mese fa, ormai anno probabilmente, il meme con tipo la faccia di Anna Jay sul corpo di Jay Lethal. Esatto. Allora, qui Enrico dice: a me è sembrato Jericho si sia rotto il naso. Anche a me è sembrato, ma poi ho visto un paio di immagini post dove lui comunque stava vendendo, è bellissimo perché c'è proprio un selfie di lui con la faccia arrabbiatissima, che urla, no? Tutto insanguinato, con questo naso proprio davanti, tutto insanguinato, anche il naso, solo che si vede anche lo specchio dietro, dove il linguaggio del corpo fa presagire che lui abbia solo la faccia tirata così, ma il resto del corpo sia sciallissimo, e non è venuta molto bene nell'insieme a quella foto, perché non sembra avere tutta sta grinta, capito? Ho capito che sei Jericho, hai 267 anni, però un po' di più magari, se fai la foto in cui si vede anche il fisico. Vabbè. E, su Tai Conti e la chiave ci sono 8.000 battute. Posso immaginare. Ma subito, perché non erano dentro... E quando non dicevi... Capito, caro... E prima stavi dicendo... Che potevano uscire quando volevano. Sì, ma assolutamente. No, la storia di Guevara e Tai Conti che non sono arrivati subito. E quindi ha detto, ne erano dentro la gabbia, quindi è venuto subito il dubbio. Sì, ma certo. Ma su Guevara io potevo starci. È Tai Conti che non doveva essere fuori. Cioè, proprio servito solo per Anna Jay, che tra l'altro... aver fatto tutto il suo percorso face, il Dark Order e tutti gli amici del Dark Order e Negative One, questo e quell'altro, capito? Poi è bastata che arrivasse Tai Conti e le dicesse: vuoi un po' più di tempo televisivo? Diventa cattiva. E lei: ci penserò, ci ho pensato, va bene. Oh, Anna Jay, e come fai? Come fai, Anna Jay? Riuscite le sbarre tranquillamente, sì. Parker e Garcia che attraversano le sbarre è stato un momento altissimo. Gabbino inutile, Lucchetti inutile, staff inutile. Veramente inutile. Come raccontate, mi fa morire da ridere. Non era... Cioè, capito, non dovrebbe far morire da ridere. Capita, ma non dovrebbe. Questo è il problema. Il gas era per conto che Ubi e Eddie stiano insieme. Ma non lo so, mi può anche star bene, però non ci vedo veramente l'utilità di Ruby Soho in questo momento, in questa fase. Ha molte difficoltà nelle ultime settimane. A me no,
me non sembra in difficoltà, cioè è proprio una cosa che mi spaventa, capito? Caro Enrico, se una federazione in difficoltà fa le cose a cazzo di cane, sono deliberate queste. È da una settimana che noi sappiamo che Anna Jay ci deve pensare a sta roba qua. E sono 3 settimane che c'è stato il Blood and Guts e non si è visto Sammy Guevara, per poi farlo ritornare. Sì, sì. Cioè, capito? Sono studiate queste cose. Più che difficoltà sono scelte che lasciano un po' desiderare su alcune cose, magari. Però in difficoltà no. Cioè... Assolutamente, assolutamente. Bryce Wensburg guarda il trattamento di Rubio e piange dentro. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente sì. Comunque il match in sé, errore a parte, non è stato male. No, no, infatti io il match l'ho anche goduto perché so quello che si può fare in TV negli Stati Uniti con il filo spinato e va bene così. Certo che se tu mi prepari delle cose col filo spinato, le devi usare un po' tutte. Quando finisce il match, che non hanno ancora usato la spider web che avevano fatto fuori, sai già che ci sarà uno strascico. Dal mio punto di vista, però, la fai da qua e si è conclusa. Questo doveva essere il match definitivo. Per me invece no. Cioè, per come è andata a finire, non si è conclusa nella mia testa. Vuoi col darmi fatto una buona di, notizia? Col fatto di Eddie Kingston, che poi si è ripreso e ha lanciato via tutti, è rimasta aperta come cosa. Perché se era finita, Eddie Kingston doveva stare aperta, la porta doveva chiudersi così, invece lui che si è ribellato, diciamo, alla fine... Cioè, non basta, io non ce la faccio più vedere loro due. Anche così. Questo è il mio pensiero, ok? Questo è il mio pensiero. Carlo, praticamente sei conduttore ad honorem della parte finale della puntata. Che cazzo fanno adesso? Si sparano? E fanno tipo un bad boy nowhere. Boh, qualcosa. Non so. Faranno fare la parte finale della faida a Tay Conti e Ruby Soho? Noi siamo stanchi. Ora lottate voi. Cioè, non lo so. C'è molta crisi intorno a questa faida. No, il match non è stato male, sarebbe sbagliato trattare male questo tipo di incontro, che comunque si sono menati, hanno fatto tante cose col filo spinato, che era comunque la parte centrale dell'incontro, l'hanno usato abbastanza presto, cioè subito, e questo mi ha fatto piacere, però c'era tanto minutaggio per questo match, in potenza, perché è partito presto rispetto alla fine della serata, ma gli aiuti sono arrivati molto presto, cioè c'è stata tutta una parte molto lunga del post intervento di Tay Conti, è quello che mi ha un po' spiazzato, perché stava andando molto bene l'incontro e probabilmente creando qualcosina in più sarebbe stato più divertente. Potrebbe fare il match con le esplosioni? No, credo che non si lasceranno più andare al discorso delle esplosioni, e credo anche che non sia un match che vogliono fare questi due atleti, al contrario invece di quello che può volere un John Moxley e al contrario di quello che può essere per Kenny Omega il sì sì ci sono per fare le cose più pazze del mondo, perché lui c'è sempre per fare le cose più pazze del mondo. Ricordatevi sempre che nel momento di inizio della sua carriera sfavillante accettò di lottare con una bambina di 7 anni, Kenny Omega, rischiando di vedere la sua carriera evaporare, perché appunto lottare con una bambina di 7 anni negli Stati Uniti non è vista come una cosa normale, non è visto come sia un match di esibizione per far vedere le doti, le qualità di una bambina che si sta allenando. Quindi faccia di Dickinson diceva tutto tranne che è finita la faida. Però non vogliamo che vada avanti. Sì, ne abbiamo parlato subito all'inizio, è stato utilizzato immediatamente, è stata una delle risorse di questo match, è una delle cose che ci ha fatto stare bene in questo match, cioè siamo goduti. Intanto sto, prima di andare a concludere poi la puntata, sto andando a vedere se sono usciti i dati di ascolto, mi fido solo di Brian Alvarez, lo sapete, sto andando a guardare se c'è già qualcosa, ma non vedo nulla. Non vedo nulla, quindi ancora non ci saranno i dati ufficiali. No, sono usciti praticamente le ultime cose sui dati ufficiali, sono quelle di NXT 2.0, che non c'entra un cazzo con questo programma. Anche se c'era col carta. Sì, però molto tempo fa.
Direi che quindi il nostro episodio standard finisce qui. Nel ringraziarvi vi diciamo una cosa, una piccola novità che da questa settimana, voleva iniziare anche la settimana scorsa, ma poi sapete abbiamo avuto problemi tecnici vari, chiudiamo questa live, entriamo in un'altra live sempre sul lato vero del ring, dedicata a un post show, cazzeggiamo insieme quel quarto d'ora, 20 minuti. Se avete voglia, ci rimanete a trovarci. Ovviamente il post show sarà ricaricato anche su YouTube ad appannaggio di tutti gli abbonati del nostro canale YouTube. Quindi se lo perdete perché volete andare a dormire, se dovete andare a fare serata con il vostro partner, se quello che volete voi, potete comunque decidere di recuperare il contenuto dove? Sul nostro canale YouTube. Più bello di così? Eh? Sì? Più bello di così? Più bello di Kingston, che è praticamente impossibile. Ringraziandovi veramente di cuore per aver partecipato, chat, essere stati con noi, speriamo di vedere tanti di voi anche nel post show. Voglio ringraziare anche Miki che si è reso disponibile per questa puntata di Fighter Fest volume 2, terza serata, seconda settimana, gli squali. Grazie Miki. Grazie a te, è stato un piacere. È stato un piacere anche da parte mia. Amici, ci sentiamo molto molto presto. Vi ricordo velocemente, gli appuntamenti saranno sabato con la preview di Death Before Dishonored. Domenica ci sarà la review di Rampage e poi alla sera la review di Death Before Dishonored disponibile su YouTube dal lunedì mattina. Mentre invece trovate tranquillamente un bel po' di altri video, abbiamo già pronto quello di martedì, potrei anche dirvi di che cosa parla, ma non ve lo dirò. E poi il Sokol Mailbag, insomma c'è un sacco di roba interessante che vi aspetta. Noi vi aspettiamo nel post show, vi ringraziamo di cuore, vi salutiamo, ci risentiamo ovviamente come sempre. Alla prossima.